Roberto. Roberto, Roberto Vellani, un applauso anche per Roberto. È un'anteprima. Oh, fammi abbracciare Roberto. Ciao a tutti. Allora, grande, grande Roberto. Oh, Roberto Vellani, ma salutiamo anche Gianmaria e Marco Mini. Eccolo là a bordo. E ho salutato anche la coppia, che non è la strana coppia, sai, noi parliamo sempre così, no? Che è Silvia, Maletti, Emanuele, insomma, no? E gli ho detto, ma io che gliel'ho prestata, ho detto sì, ma lui adesso non so se te la vuole pure ridare. Abbiamo giocato un po' su questa cosa. No, no, loro sono una coppia affiatatissima nella vita. No, ma questo fuori discussione. Questi, era giusto così, loro gli fanno una gara ogni tanto, è giusto che lei sia coadiuvata dalla sua compagna. Caro Roberto, intanto diciamo che sei in testa alla classifica con un buonissimo vantaggio, insomma, no? E Russia ti segue ma un po' più lontano, eccetera eccetera, c'è certo questo signore qua, Edoardo Bresolin, che io non mi ricordo bene chi è, ma va bene, perfetto. Allora, beh, aspettative per questa gara per te ci sono sempre, no? Quante ne hai corse del Rally da Pignoreggiano? Ecco. Poi arriva uno che ne ha fatte un mucchio. No, più di me c'è qui dietro Marco Belli che ha due edizioni in più. Per me questa è la 32esima edizione che partecipa. Ma vi rendete conto? Siamo a 42esima, lui ha corso 32 volte questo rally. Sei inossidabile. Sì, un record che però senti, ti tiene ancora Marco Belli. Nelle volte che non c'eri, dove eri? Per curiosità personale. Ero troppo giovane, ancora non potevo. Adesso con l'età matura per poter frequentare ancora ce l'ho. Va bene, perfetto. Allora Roberto, su di te ci sono sempre tante aspettative. D'altronde sei un pilota che tutti danno il massimo e tu sei uno di quelli, e quindi per forza. Sì, io sono qui per cercare di confermare. È una lotta serrata domani, no, sei sicuro, sei convinto? Una lotta allo scanno, non serrata. All'ultimo ci siamo lasciati nei decimi e siamo già partiti ancora nei decimi, già oggi dello shutdown. Qui siamo in 5 possibili. È vero, anche il shutdown è andato molto ci forte. Ci conosciamo, siamo acerrimi rivali, ma anche molti amici nella vita, però qui non si guarda in faccia a nessuno. Esatto, quando si scende in macchina si cala la visiera, come si chiude tutto, Mirko, magari una cuffia, cioè si parla solo l'interfono, pronto? Il resto c'è solo la strada. No? Sì. Roberto, no, non ti grazie. Sento. Buon rally, arrivederci a domani sera qui. Bocca al lupo! Ciao, sempre un piacere. Aspetta che finisco un attimo. Poi vi racconto dove ho incontrato lui la prima volta al rally di Quattro Castella, è una storia lunga anche questa. Ciao Roberto, anche Marco Mini, lo salutiamo perché altrimenti... Numero 2!
importante perché ricorda Luciano Lombardini, insomma il trofeo Luciano Lombardini al miglior pilota reggiano di questo rally che ancora una volta conquista il primo posto della 42esima edizione del rally dell'Appennino reggiano. Signori e signori, Roberto Vellani. Grazie, grazie a tutti. Allora, Roberto, è stata una gara intensa, basta vedere i distacchi, una gara difficile, tirata, ci siamo visti oggi a Carpinetti, no? nell'ultimo riordino, abbiamo detto è tirata, tiratissima fino all'ultimo, così è stato. Sì, a dire che è stata una gara vincente si sminuisce, già non ha uguali, anche perché a distanza di 25 giorni si è ripetuto lo stesso podio, con purtroppo le stesse classifiche, io no. Sono più contento ovviamente perché ho vinto, però insomma anche oggi ripeto che i distacchi sono minimi, se, cioè sono sotto, sono brividi, e anche oggi abbiamo dato uno spettacolo notevole. Volevo chiedere formalmente scusa pubblicamente a Luca, perché quando ho bucato la prova, che ho rimesso praticamente in bagarre la gara, sono stato troppo maleducato, ti chiedo formalmente scusa, per me rimani un amico. È un acerrimo rivale in macchina. E anche l'abbraccio qua, il chiarimento che avete avuto qua, insomma, è qualcosa di importante. L'amicizia, il rapporto di anni e anni prima di tutto. Sì, soprattutto anche perché noi abbiamo tante passioni anche nella vita privata e non voglio che il nostro rapporto venga inquinato. Una cosa come questa. Sì, perché gli scarichi di adrenalina sono veramente eccessivi.